Eccoci qua, zia. Eccoci qua, sì. Cosa hai messo in testa? Ma mi ha cosa mi hai portato io. Arriva Halloween subito. Ascolta. Oh. Subito è Halloween, fra una decina di giorni arriva Halloween. Ma come si chiama questa roba? È la festa dei morti. La festa del? La festa dei morti. La festa dei morti? La festa, zia. La festa? Allora si festeggia ad Halloween, andiamo tutti in giro mascherati. Tu hai preso le maschere di Angry Birds, abbiamo visto. Oh! Ah, Dio mio, aspetta! Allora, questo è l'uccello rosso, giusto? Adesso proviamo a vedere l'altra. Cosa hai preso qua? Fammi vedere. La maschera del maiale verde anche. Non sapevo di avere i soldi, tanti soldi così. Vediamo questa com'è. A parte andando a vivere tutte. Prova a mettere su questa. Il pulsetto. Dai. Aspetta. Vieni giù con la faccia. Tiriamo fuori il naso. Fammi vedere come ti sta. Sì, anche mica. Dopo, sì, ma guardami a me. Io buono, zia. Allora, questa invece del maiale verde. Maiale verde. Ma un brutto naso. Vedi come ti piace sto naso, Ciappe? Un bel verde, sì. Allora, zia, abbiamo visto con le maschere lì che tu sei pronta per Natale. Per carnevale e per tutte le feste, no? Sì. È freddo? Non è tanto caldo qua dentro, mi pare a me. Ascolta, zia, subito arriva il telefono nuovo. Sì. E finirai su YouTube in Full HD. Nel frattempo, cosa abbiamo qua? Red Dead Redemption Game of the Year Edition. Giusto? Cosa fai con quel bastone? Quando fai il tuo, quando le parole io non ti arrivo mai a capire. Cosa fai con quel telefono lì? Chi devi telefonare adesso? Dile che hai il piatto, sono accorto che era acceso. A chi telefoni? Quando è caduto giù la parola, sono sicuro che stava acceso, vedi? Era proprio acceso. Chiudi! Era messo così? Hola? Chiuso? Sì. Boh. Sei messa così, mi sono accorto subito che prima è caduto giù quella roba. Allora, zia, questa è l'edizione di Red Dead Redemption che comprende sia il gioco originale sia l'espansione Undead Nightmare, più la parte multiplayer completa. Adesso lo apriamo. Aspetta. Ecco. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Dio buono. Ascolta, zia, questa è l'edizione che comprende i due giochi che abbiamo già recensito un paio di blog fa, uniti in un'unica edizione speciale, chiamata l'edizione gioco dell'anno. Sonno? Gratta e vinci qua. No, nessun gratta e vinci. Sì, vediamo com'è dentro il gioco. Ne vedete qualche milione. Allora, abbiamo un disco solo. Qua abbiamo la mappa del mondo. E zia, qua c'è tutta la mappa. E qua il manuale di istruzioni. Con i comandi, la storia, una breve informazione sui vari personaggi. Allora, zia, passiamo al punto dolente. Sì. Le maschere. Le maschere, quanti soldi costano queste maschere? Sono belle, ma sai quando che costano? Questo è un bello cuscino per dormire sopra, anche. Ma no, zia, non è un cuscino, è una maschera quella roba lì. Ma potrebbe anche dormire, vedi? Le maschere, zia... È un bel cuscino, sarebbe meglio un bel cuscino per me così. Allora, le maschere, zia, costano
35 euro l'una. 70 euro tutte queste robe? Tutte e due 70 euro, sì. È abbastanza. Boh, ma noi andiamo al carnevale, andiamo a Venezia, andiamo a Pordenone. Volevamo anche andare a Gardaland Magic Halloween con queste maschere qua. Ma sarà dura. Sono belle loro. Non è la roba che fanno che fa paura, sono belle in se stesse. Ah, ascolta zia, con quelle maschere lì, i miei due colleghi... Due miei colleghi vogliono indossare quelle due maschere qua. Sì. E andare di notte da un altro collega e fargli scherzo al campanello. Sì, ma... E digli, vieni giù, apri la porta. Lui ci spara dalla finestra. No, non si rischiare, perché con quel mondo che gira adesso... Non è a rischiare, passeggiare loro per le case di notte. Li prendono, li portano dentro, li prendono come fermano i venti, li portano dentro. Adesso non è a rischiare. Passiamo al gioco. Questa edizione costa 30 euro. Ma se vedi, sono lì otto, se 30 euro sono mass. Troppi soldi, sarà qualcosa di istruttivo? Ma troppi soldi. È ambientato nel Far West, zia. Sì, il Far West. Ascolta. Era la canzone una volta del Far West. Mi hanno domandato, i tuoi fan, mi hanno chiesto, è meglio il telefono bianco o nero? L'iPhone. Il telefonino, zia, che avevo, era più bello quando era nero o quando era bianco? Basta che vada bene, più nero, più bianco, basta che vada bene, che non costi tanto. No, ma a te che colore piaceva di più? Bianco o nero? Bianco anche se era. E se no rosso se era. No, solo bianco e nero, zia, c'è. Solo bianchi e neri. Ascolta, zia. Ho ricevuto anche un commento per te bellissimo. Ascoltami. Un tuo fan che ti segue mi ha scritto mi piacciono tanto tutti i tuoi oggetti, sì, ma la cosa più preziosa che hai è tua zia. Grazie. Che Dio la benedica, sì. Mi ha detto la zia di G è vecchiotta di G, che magari fosse giovane potrei fare di lavorare di più, più sketch, buon. Quindi, un saluto a tutti! E alla prossima! Se sono viva! Ciao! Ciao! Io vado! L'olio oggi mi ha cercato, ma...